spaventante canale Annalisa Superstar. Shopping gratis nel mio cassetto. Nel senso che io non so te, ma a me ogni tanto viene voglia, voglio comprare cose. O voglio cambiare, perché mi capita di utilizzare per settimane sempre gli stessi prodotti, che sono di quei make up belli testati che io in 5 minuti ho finito. Aspetta che il cane beve. Cane, ma stasera ti dicevo che sono di quei make up veloci, che quelli che facciamo noi tutti i giorni, no? Però ogni tanto voglio di cambiare. Obiettivamente io ho tantissimi prodotti e di tanto in tanto, invece di comprare qualche cosa di nuovo, faccio shopping nel mio cassetto e trovo delle novità. Allora, ti sto per mostrare dei prodotti che ho ripescato dal cassetto, che ho tirato fuori e che ho già ricominciato a utilizzare questa settimana. Lo scopo soprattutto di finirli, vabbè, uno lo vedo un po' dura, però va bene. Allora, comincio con due prodotti di Essence. Uno è indosso in questo momento, stamattina presto ho girato il Get Ready With Me di questo make-up, dove vi faccio vedere come utilizzo questi due prodotti, no, questo prodotto in particolare, solo questo. È che me ne sono inventata una per truccare e truccarmi, impiegare meno tempo e non sbagliare, però lo vedi in quel Get Ready With Me che va online o venerdì o lunedì, dipende come mi gira. Allora, i prodotti in questione sono Essence 2-in-1 Eyeshadow and Liner. Questo è Go Bronze. Questo è Peach qualche cosa, aspetta, Peach Perfect. Io ho acquistato questi due, se non vado errato, lo scorso anno. Questo scuro l'ho utilizzato decisamente di più, tanto che già ho girato, ecco, per far uscire più il prodotto, perché vi devo dire che per quello che costano funzionano alla grande. Questo l'ho utilizzato moltissimo d'estate, poi d'inverno l'ho messo un po' da parte. Questo invece, color peach, l'ho acquistato in periodo di primavera, ma tarda primavera, quasi estate, se non ricordo male. Comunque ricordo benissimo perché l'ho messo da parte. L'ho messo da parte perché abbronzata, ma rimbalzava, che era una cosa lucina, cioè si vedeva sta cosa chiara e non piaceva come mi sta. Ora ho fatto shopping nel mio cassetto e l'ho ritirato fuori. Non sono affatto male, costano pochissimo e vale la pena quantomeno provarli. Cioè, sono di altri colori. Non ne vado a prendere un altro perché ho questi e quindi preferisco utilizzare questi due, ecco. Però, ecco, ci sono altri colori che sono pure sfiziosetti. Se lo utilizzi con un primer, io utilizzo il Prep and Prime di MAC, guarda, durano veramente tutti i giorni, li devi struccare. Perdono un po' di intensità di colore, nel senso che quando lo stendi il colore è bello vivido, brillante, vibrante. È ovvio che dopo un poco non c'è più, però consideriamo sempre che sono dei prodotti low cost. Quindi già, però ti devo dire che costano, mi sembra 3,50 euro. Per 3,50€ fanno più che il loro lavoro e quindi te li voglio consigliare. È una di quelle rare occasioni in cui io parlo bene di un prodotto Essence. Questi li ho ritirati fuori dal cassetto, mi sta ripiacendo utilizzarli, carini, veramente carini. Ritirato fuori dal cassetto un prodotto che quando durante i Get Ready oppure nei video in cui ne parlavo, quando leggo il nome rido e anche ora mi viene da ridere, io non lo so perché mi fa ridere, lasciami ridere che io campo bene ridendo. Il prodotto in questione è questo illuminante di MAC, questo l'ho ritirato fuori con l'intenzione proprio di finirlo. Ora, nel modo di prenderlo ultimamente, insomma, si è coperta, però voglio dire, già si vede il fondo. Questo è un illuminante in crema che si chiama Yellow Topaz. Mi fa ridere Yellow Topaz. Era una collezione limitata, quindi non credo che sia più in vendita. Forse si può trovare un po' online, perché ci sono un sacco di siti dove vendono le collezioni passate di MAC. Però io non so perché non mi fido mai di questi siti dove vendono MAC, perché ho come l'impressione che non siano MAC. Non lo so, perché quando ci sono i negozi monomarca e i prodotti vengono venduti soltanto ai negozi monomarca, poi a me fa un po' strano che vengano venduti altrove. Questo è quello che penso io, quindi questo è uno dei ripescati dal cassetto che ho deciso di utilizzare fino a quando non lo finisco. Poi, questa è la seconda confezione. Ho ricomprato l'anno scorso, poi non mi chiedere perché io l'ho messa nel cassetto. Non ho idea del perché io l'abbia messa da parte, perché per funzionare funziona. Ti devo dire, dà abbastanza soddisfazione. Eufrasia, gocce distillate della Dr. Taffy. I prodotti Dr. Taffy sono dei prodotti fantastici. Io tutto quello che ho provato Dr. Taffy, tra qualcosa acquistato, tra qualcosa in condivisione con le amiche, a me capita di condividere le cose con delle amiche, tra dei tester, le presentano, ti danno i campioni,
pancini, devo dire che tutto quello che utilizza il dottor Taffi mi è piaciuto. Rimettendo in ordine delle cose qualche settimana fa, ho visto che avevo questo coso là dentro. Dice, ma io perché l'ho messo lì? Invece che l'ho ricomprato. Questo ha lo scopo di schiarire le occhiaie e ti devo dire che obiettivamente funziona. Certo, non pensare che praticamente te le faccia sparire. Qua cavolo, no. Ah no, Priscilla gioca con una bottiglietta vuota, cioè fai i giochi dei cani, Priscilla. Allora, non pensare che spariscano le occhiaie nel nulla, non è che se metti questo improvvisamente ti si rimpolpa, no, però devo dire che effettivamente schiarisce le occhiaie. Io non ho grandi problemi di borse, ci sono dei giorni in cui dormo meno del solito e quindi mi si gonfiano gli occhi, quindi non, ma è veramente molto casuale, cioè è una cosa tipo una volta ogni mille anni che io abbia le borse, però ho le occhiaie scure. Ti devo dire, effettivamente funziona, tanto che io ne avevo una, questa l'ho ricomprata l'anno scorso e l'ho messa da parte, non chiedermi perché. Comunque adesso è di nuovo in bagno e lo sto utilizzando diligentemente tutte le sere. L'ho ritrovata in un fondo di borsa e per settimane e settimane e settimane io l'ho cercato senza trovarlo e facevo una pazza, dicevo, ma me lo devo andare a ricomprare, è possibile? Capita che certe volte le cose si perdano nelle borse. Ho ritrovato e ricominciato ad utilizzare questo, che è un primer di MAC, primer labbra. Allora, io come mi trovo bene con questo prodotto? Guarda, è una delle pochissime cose, tu dici c'è un prodotto MAC che... Sì, questo, il primer labbra. Allora, i rossetti matte a me fanno sempre molto difetto, seccano molto le labbra, si asciugano, fanno come si chiamano, le pellicine, è brutto qui, veramente quando dietro il rossetto matte qui si toglie, che brutto, e poi dai, poi il rossetto matte impastato sulle labbra è qui che ti manca, troppo brutto. Con questo prodotto ho risolto il problema. Questo è un prodotto consigliato da Vai, nel senso che una volta mi sono lamentata di un rossetto matte di MAC e tanti dicono, Lisa prova questo, perché io sotto mettevo burro cacao, non è la stessa cosa del burro cacao. A chi dice guarda il burro cacao va bene, no, questo va bene per quanto mi riguarda. Un velo di questo primer MAC, qualsiasi rossetto sopra, ore, e i rossetti matte stanno idratati, cioè le labbra sono molto idratate e i rossetti matte diventano stupendi e non si fa la parte secca qui che è proprio busto e brutto e ti si fa il pastone, bleh, brutto, brutto. Io vengo a conoscere questo prodotto perché mi era stato mangiato da un'azienda con la quale ho collaborato un bel po' di tempo fa, credo un paio d'anni fa. Mi è piaciuto così tanto che ho comprato altre confezioni. Questo credo che sia il secondo riacquisto. Quest'inverno l'ho utilizzato perché io d'inverno metto un paio di gocce sul cuscino, soprattutto quando sono molto raffreddata oppure mi sento che sta arrivando un po' di febbre, cose del genere. Poi l'ho messo da parte e adesso l'ho ritirato fuori perché lo trovo fantastico per farmi dei piccoli massaggi, soprattutto alla sera, stando quasi tutto il giorno sui tacchi, certe volte le caviglie un po' gonfie, i peli un po' gonfi. Devo dire che trovo abbastanza sollievo con questo prodotto qui, che è l'olio del re di zuccheri. Il primo, ti ripeto, mi è stato mangiato tempo fa, questo è uno dei riacquisti perché veramente ne ho utilizzato veramente tanto, ma perché ti devo dire che mi piace tantissimo. Sono gocce pure balsamiche, quindi si può utilizzare per fare anche il pediluvio, lo utilizzo per fare il pediluvio quando c'è tempo di farlo, qualche goccia sul cuscino quando sono abbastanza raffreddata. Guarda, ci sono altri utilizzi, nella confezione ci sono. Io lo trovo sia in farmacia, l'ho sempre comprato in farmacia, anzi devo dire il vero, l'ho sempre comprato in farmacia, però ti devo dire che l'ho visto anche in erboristeria, perché tanti prodotti zuccheri vengono venduti in erboristeria, quindi là si trova. Mi piace da morire, l'ho ritirato fuori perché mi dà molto sollievo, soprattutto alle caviglie. Guarda, alle caviglie, mentre quando arrivi a sera che senti le caviglie che pulsano. Lui. L'ultimo prodotto che utilizzo sempre nel Get Ready, che andrà online o venerdì o lunedì, non lo so, è un prodotto che per quanto mi riguarda è un dupe della Mineralize Skin Finish di MAC. Ho fatto un video proprio sui dupe. Evito l'agonia di dire trovi il link qui perché poi magari me lo dimentico, però trovi il link qui. Guarda, se non lo trovi prima o poi lo metto, se me lo scrivi non l'hai messo poi lo metto, lo metto, prima o poi lo metto. No, ti spiego, perché praticamente non si possono mettere prima di... cioè, aspetta, non in italiano, in stampatello, con le figure. I link, questi qui, si mettono dopo che il video è andato online. Spesso e volentieri io metto a caricare il video e devo uscire.
uscire, quindi non ce l'ho il tempo poi di andarla a mettere. È quello il punto, quindi magari poi li metto la sera quando dormo, perché al cellulare non li posso mettere, è quello il problema. Tornando a noi, un dupe di un prodotto MAC che è questo della NYX. Allora, la mia è scura, si chiama Sand, la mia è molto scura. Questa era in un kit di Benvenuto, quando c'è stata l'inaugurazione del negozio a Palermo, hanno dato un kit di Benvenuto, io ho trovato questo, però ci sono anche gli altri colori. Tanto che quasi quasi mi riprometto di andarne a comprare una decisamente più chiara. Però voglio dire, la sto cominciando a utilizzare come terra, non mi dispiace affatto. Allora, utilizzando il primer di Smashbox, me lo vedo utilizzare sempre in quel video che andrà online, non lo so più quando andrà online. Se utilizzo quel primer e utilizzo questo come terra, io la strucco la sera. Ti ho detto tutto. Rispetto a quella MAC la trovo meno idratante, perché la polvere MAC della Mineralize Skin Finish io la trovo idratante come polvere, mi piace decisamente di più l'effetto. Però considerato che questa è una low cost, per quello che costa, essendo low cost, è fantastica. Tanto che vorrei andarne a prendere una un poco più chiara, perché obiettivamente questa qua è scurissima. Io sono consapevole che tanti prodotti hanno la data di scadenza, e quindi da quando li apri, per esempio, non possono essere utilizzati in un più di 6 mesi, eh. Però certe volte è veramente un gran peccato, e quindi se io vedo che ancora funzionano, non sono alterati dal tempo, io li utilizzo. A volte ecco perché ogni tanto io giro di questi video, perché veramente certe volte abbiamo nei cassetti qualche cosa che obiettivamente possiamo ancora utilizzare. Perché non utilizzarlo? Perché la voglia di cambiare, guarda, io parlo per me stessa, la voglia ogni tanto di cambiare, perché magari mi trucco per settimane sempre allo stesso modo, ho proprio voglia di vedermi in modo diverso, e non si può fare sempre shopping, ecco. Però fare shopping a gratis con 2G nel cassetto dà sempre grandi soddisfazioni, almeno a me li dà. Spero di averti tenuto compagnia, per favore supporta il mio canale, lascia un pollice in su, grazie. Ci vediamo dopodomani con un nuovo video, chissà se sarà il Get Ready With Me. A questo punto l'ho nominato 200 volte in un video, quindi mi sa che mi tocca editarlo. Ciao.